calcio, pareggio a reti inviolate e senza emozione ieri a Iacovone nel derby fra Taranto e Lecce, ma vediamo com'è andata la gara in questo servizio realizzato da Gianni Fabrizio. Neppure in questo ulteriore turno casalingo la squadra di Vitali è riuscita ad effettuare il sorpasso, anche se c'erano tutte le premesse per scavalcare i salentini. Ma il derby, si fa per dire, ha lasciato l'amaro in bocca agli oltre 13.000 spettatori presenti. Più che in campo, la partita è stata vissuta intensamente sugli spalti. Da tempo non si vedeva uno stadio così colorato e soprattutto chiassoso, segno questo del desiderio degli sportivi ionici di raggiungere la sospirata meta della salvezza. E il derby, più che in campo, è stato giocato sugli spalti in maniera encomiabile, facendo vivere a tutti una giornata particolare ed essenzialmente diversa. E proprio al pubblico di questa partita va un ottimo voto e magari anche le lodi per l'esemplare comportamento. Il pubblico di Taranto, l'avevo già detto in altre occasioni, sta vedendo che qualche cosa si sta muovendo all'infuori della classifica, e anche oggi vediamo che la classifica è ferma allo stesso squadre, allo stesso ritmo. Il pubblico sta maturando in una maniera veramente eccezionale, un pubblico veramente stupendo che merita veramente i due punti come li merita la città, e io mi auguro che quanto prima vengano due punti anche fuori, perché se noi riusciamo a vincere una partita fuori certamente ci togliamo da questa brutta ormai continua situazione di classifica. Anche oggi se noi andiamo a vedere siamo allo stesso livello. Mi auguro che questa squadra non si faccia prendere un po' dal panico, riesce a prendere il ritmo che teneva fino a quando abbiamo fatto la partita con Ancona, e che magari la sosta l'abbiamo assorbita oggi, che domenica andiamo a incontrare una grossa squadra dove credo che abbiamo fatto sempre bene e facciamo anche bene a Brescia. Ma il derby sul terreno di gioco chi l'ha visto? Forse il solo presidente Iurlano, loquace e felice come una Pasqua per il punto conquistato e che lo pone al riparo da ulteriori attacchi dei tifosi giallorossi. Ma ecco, vedete, i giornalisti, mo vi lancio un siluro. Voi sostenete che oggi non si è visto un bel calcio, eccetera, ma come si fa a dire così quando il Taranto e il Lecce si trovano in zona retrocessione? Ma chi è mai sto giornalista al mondo, questo scienziato della penna, che poteva aspettarsi oggi una partita di bel calcio, eccetera, eccetera? Ma almeno un impegno maggiore in campo delle due formazioni. L'impegno c'è stato, tant'è che nessuna delle due squadre ha perduto. Ed è un grande valore che voi state oggi sottovalutando. Non aver perduto, aver guadagnato un punto oggi entrambe le squadre, lo ritroverete a fine campionato. Naturalmente è un punto che fa più comodo a Lecce in un'altra partita in trasferta. Non significa niente, domenica il Taranto ha fatto un punto ad Ancona. E così il campionato non bisogna perdere sino alla fine del campionato. E bisogna stare con i piedi per terra. Noi abbiamo un compito, quello di uscire fuori dalla zona retrocessione, sia il Lecce e sia il Taranto. Oggi è stata messa una bella pietra importante in questa fondamenta della ripresa e dell'uscita fuori da questo abisso della così zona brutta della retrocessione. Comunque si è mosso poco in fondo alla classifica, perché tutte le squadre hanno fatto tutti i risultati di parità, e questo sta a significare che bisogna, ecco, lottare fino al termine di questo campionato. Non significa niente, abbiamo ancora 12 incontri, stare con i piedi per terra, non chiedere il bel gioco in Serie B nelle 20 squadre non c'è in nessun posto. Guardate i risultati di tutta la Serie B, guardate le prime che sono in testa. Niente, io vi garantisco, l'importante è essere uniti. Io amo Lecce e Taranto, sono nell'estremo sud, io sono salentino, i tarantini li ritengo lo stesso, i salentini, gli ionici, siamo cugini, fratelli, siamo fra quel 10% di società che sono isolate dal mondo, che hanno solo le risorse personali. Quindi colgo l'occasione di dire agli amici di Taranto di finire con le bombe e con i colpi di pistole, perché un altro fesso come Donato Carelli a Taranto è difficile trovarlo. Dalla parte opposta, nel clan rossoblù, si cercano i motivi di una prestazione non all'altezza del momento delicato, e non aver sfruttato il turno casalingo crea qualche problema e certamente anche rammarico. Un po' rammaricato, perché non ho visto una grande squadra, una squadra che era
contrasta un po' nel impostare l'azione, una squadra che non ha mai fatto un'azione degna di poter arrivare alla conclusione. Credo che è stata questa più la delusione della partita di oggi. In effetti i due portieri non hanno mai corso seri pericoli ed il gioco ha registrato grandi pause, consentendo soprattutto ai leccesi di non subire mai la pressione dei padroni di casa, quasi mai in partita e con un ritmo nelle gambe inferiore agli ultimi incontri. Insomma, una prestazione da archiviare al più presto. Ma direi che un momento di flessione ci può stare, mi sembra che in casa abbiamo sempre fatto delle ottime partite. Purtroppo oggi era un derby, era molto sentito, un momento di riflessione ci può stare, ecco, mi sembra che fino ad oggi, mi sembra da quando è arrivato Vitali, in casa abbiamo sempre fatto delle ottime partite, quindi ripeto, una partita un pochino al di sotto ci può stare. E forse il primo caldo della stagione ha messo in crisi qualcuno? Ma in crisi direi che poteva mettere anche il Lecce, quindi non solamente noi. Io non guarderei il caldo, guarderei che era una partita molto sentita, vista anche la nostra posizione di classifica. E quindi, ripeto, il risultato di parità è giusto, una partita mediocre da ambedue le squadre, e andiamo avanti, cerchiamo di non mollare, perché direi che questo è un momento molto delicato, molto importante. Saluto i tifosi e dico che sono stati meravigliosi. Come sempre hanno dimostrato il loro attaccamento a questa squadra, che è la sua squadra, la nostra squadra. Ripeto, e dico che io sono con loro e rimarrò sempre a Taranto. Probabilmente quello che è successo in questi giorni passati è stato uno sfogo, spero di essere stato capito dai tifosi. Ma quindi diciamo che, ecco, da questi microfoni c'è un ribaltamento di quella decisione. Brunetti ufficializza la sua posizione, rimane a Taranto a tutti i costi. Ma io dico, chi mi conosce sa come sono fatto, quindi doveva sapere che il mio era solamente uno sfogo, quindi penso di essere stato capito, e i tifosi oggi anche l'hanno dimostrato, visto un bellissimo striscione, quindi ripeto che va bene così. Bigon mantiene la solita calma e plaude alla prestazione dei suoi uomini, senza però lasciare interviste in video, mentre Vitali non nasconde la sua amarezza per una certa involuzione fatta registrare dai rossoblù. È stata una bruttissima gara e di questo sono molto dispiaciuto e molto avvilito per tantissimi motivi, perché tutti ci tenevano e forse c'era anche un velatamente in settimana eravamo super favoriti, e questo mi ha dato un pochino noia, perché noi non dobbiamo tralasciare niente, cioè dobbiamo considerare che la nostra posizione è quella che è, le nostre possibilità sono quelle che sono. Certamente non prevedevo assolutamente che né io vedessi questa partita, né tantomeno la gente vedesse questa partita, quindi avvilito per tanti motivi, proprio perché ci tenevo come ci tenevano tutti. 90 minuti da cancellare al più presto, maggiormente da parte dei tarantini, anche se la classifica ha fatto registrare un ulteriore piccolo passo avanti in attesa della trasferta di Brescia. Una prestazione che deve far meditare non poco i calciatori ionici, mentre ai leccesi il punto a Taranto calza a pennello. Delle restanti 12 partite, ora il Taranto dovrà disputarne 7 in trasferta e 5 in casa. Tutte partite da disputare con grande determinazione. Da questo momento non sarà più consentito sbagliare. Errare è umano, perseverare è diabolico.